Allora, abbiamo utilizzato un conga. Questa conga. Mettiamo questo EQ. Diciamo, togliamo sempre le frequenze. Vediamo un attimino. Qua più o meno vai a orecchio, ragazzi, però comunque quando sentite roba che non andrà, magari se lo chiudi troppo lo soffoco, hai capito? Quindi non lo chiudo troppo perché sennò tendo a soffocarlo, a non dare aria, a chiuderlo, a farlo. Perde magari anche poi quel reverbero che gli ho messo, se lo chiudo troppo di là. Qua magari un altro po' posso dare. E andiamo. Ok, andiamo insieme. Aggiungendo l'elemento nuovo, andiamo a vedere subito se sul kick questa percussione crea fastidio. Quindi lo mettiamo sul kick ed ecco qua, vedi? Già ci segna un po' di rosso. Quindi. Essenza. Vediamo sul basso, si dà, ecco. Clap. Siamo su aia.
un'altra percussione. Giambè. Giambè vuole c'è un balalla rum, giusto? Questo sicuramente di volume è fuori, e siamo meno. Quindi attiviamo l'utility. Giambè è abbastanza delicato, eh. Tagliamo anche di qua, andiamo a togliere quelle frequenze. Quasi parti da qua. Allora, il conga va bene, questo qua è un po' basso di volume, no?